abbiamo organizzato questa riunione e abbiamo organizzato questa riunione è perché i proprietari della discarica di Grotte San Giorgio, che secondo me è un nome sbagliato, cioè non è Grotte San Giorgio ma è il territorio di Bulcino, comune di Lentini, e dopo avere ottenuto nel 2018 l'ampliamento dell'ulteriore discarica che già avevano realizzato, quindi con la discarica di rifiuti solidi urbani per circa 1.900.000 metri cubi di nuovo abbancamento, e avendo visto che in un anno sono riusciti a quasi a riempire, a colmare la discarica, si stanno preparando per un ulteriore ampliamento. Questa volta stanno facendo un lavoro all'ingrande, perché la richiesta non è più di 1.900.000, ma è di 4.500.000 metri cubi, che è una cifra astronomica. Perché una cifra astronomica? Perché la regione siciliana, all'incirca tutta la regione siciliana, cioè dei 5 milioni di cittadini siciliani, ogni anno abbancano qualche cosa come 2.500.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani. Quindi questa media discarica non riusciamo a capire perché è così grande e perché in questa zona il territorio che già ha dato e che non può più dare. Un piccolo excursus: la discarica precedentemente ricadeva sul territorio di Catania, dove sono state abbancate qualche cosa come 10 milioni di metri cubi di rifiuti solidi urbani. Successivamente, grazie all'intervento di un sindaco di Lentini, il sindaco Mangiameli, gli ha dato l'autorizzazione illegittima, lo ripeto 100 volte, illegittima, a poter realizzare un'ulteriore discarica nel territorio di Lentini per inizialmente 1.700.000 metri cubi, successivamente con la, ed era la, diciamo che era la zona A e la zona B, poi la zona C con 1.900.000 metri cubi, sempre utilizzando l'autorizzazione del cambiamento di selezione d'uso del sindaco Mangiameli. E ora stanno chiedendo questo ulteriore ampliamento della discarica. Il territorio è un territorio che non può più sopportare un tale ampliamento. Ma la cosa grave è che una parte di questa discarica, circa il 50% della nuova discarica che vorrebbero fare, che è costituita delle aree D, E ed F, ricade il 50% di queste aree, ricade in un territorio che è considerato di interesse archeologico. Volevo puntualizzare: interesse archeologico significa che è interesse paesaggistico, le due cose si sposano, quindi significa paesaggio, significa che è una zona che appartiene a tutti i cittadini. Se noi dovessimo vedere effettivamente, e casomai lo faccio. Se di là di quelle zone non lo possono fare. Di che cosa stiamo parlando? Eventualmente vi faccio vedere. Allora, questa qui è la tavola numero 1 del progetto della discarica che vorrebbero realizzare. Quindi abbiamo una realizzazione per i bacini di E ed F. Vi faccio vedere, questa è l'indicazione, diciamo in scala molto più grande, dove si vede Catania e la zona della discarica. 1 a 25.000 la discarica e il suo territorio, 1 a 10.000 la discarica e il suo territorio. Una è la fotogrammetria, come dicevo io prima, qui abbiamo una prima parte che è una discarica già, diciamo che è una discarica tombata, che è coperta,
che ricade in territorio di Catania. Poi abbiamo una discarica, questa zona qui, che ricade sempre in territorio di Catania, e questa 1, 2 e 3 territorio fiorentini, e questa parte qua invece è la nuova discarica che vogliono realizzare. Questo è l'inquadramento territoriale, quello che vi ho spiegato, che è il progetto che è stato presentato dalla società dei Leonardi. Questa qua invece è una carta molto importante, perché è la carta dei vincoli territoriali. Vincoli territoriali. Se voi vedete in questa mappa qui, non c'è nessun vincolo. Abbiamo un cerchietto dove indica dove è la zona, dove vogliono realizzare la discarica. Abbiamo questa parte qua segnata con un colore diverso, dove loro stanno indicando che la planimetria, distribuzione dei saggi archeologici e dei saggi archeologici. Loro dicono che in questa zona qua vi è un vincolo, diciamo, superficiale, e dicono anche con questa carta, vogliono dire che sono stati fatti questi saggi qua sul territorio, che il fatto che stanno chiedendo la via, la valutazione di impatto ambientale, vuol dire che non ci sono, non hanno trovato dei reperti archeologici tali per cui non possa essere realizzata la discarica. Vi faccio vedere l'altro tavolo. Quest'altro è sempre il tavolo progettuale. Questa è la zona di ampliamento della discarica che vogliono fare. Questa linea qua che ho segnato io è lo spazio che divide la parte della discarica in zona agricola e la parte della discarica in zona archeologica. Voi vedete, questo qua è l'ingombro della discarica, 1, 2 e 3. Si vede meglio in questa successiva, dove ci sono, qui ci sono le sezioni di abbancamento, e qui invece ci sono la piantina, come è socializzato. E vedete, se vedete questa zona qui, vedete 1, 2 e 3, che ricadono in zona archeologica, la somma di queste tre aree è superiore alla somma di queste tre aree. Quindi significa che la discarica, più della metà della discarica, dei 2.500.000 metri cubi, ricadrà in zona archeologica, dovrebbe ricadere in zona archeologica. Questo è quello che dice la ditta, quello che dice la Sicura Trasporti. Ora invece analizziamola invece per quello che dice la sovrintendenza, quello che dice il piano paesaggistico, che qui non viene completamente indicato, ma che qua ci sono una serie di elementi che dicono cose diverse da quello che dice il progettista o i progettisti, perché sono 8 progettisti. Questa è la zona dove vorrebbero realizzare la discarica di ampliamento. Questa è la zona sempre archeologica, vedete? Questa qui è zona archeologica. La zona archeologica è quest'area qua, vedete? Questa arancione che gira. Questa qui è tutta la zona archeologica. Ebbene, metà della nuova discarica ricadrebbe in zona archeologica. Vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Vedete questo pezzettino qui, quest'angolo qua? Questo. Questa è la zona dove loro hanno fatto degli scavi, cioè dire, la sovrintendenza ha autorizzato a un archeologo pagato dalla società della Sicura Trasporti a effettuare degli scavi. E in questa zona qui hanno trovato tutta una serie di, diciamo, di tracce del passaggio umano. Ora più avanti ve lo spiegherò meglio che cosa hanno trovato e che cosa vogliono realizzare. Questa qui invece è la carta dei vincoli che ci sono paesaggistici. Vedete questa zona qui? Questa zona qui gialla e questa zona qua. Questo è, non è altro che la parte che riguarda tutta questa parte qua. Ed è questa qui indicata. In più ci sono questa zona qui del fiume di Gornalunga, che ci sono, oltre al fiume ci sono le fasce di rispetto dove non può essere realizzato determinato tipo di opere. Tra le altre cose, nel documento che della sovrintendenza c'è scritto che è vietata
la realizzazione di discariche, questo sì. Ed è vietata anche la realizzazione di cave. Sì. C'è scritto che è vietato. Sì, sì, sì. Infatti, vedete. Nella parte gialla, quello della parte gialla. La parte gialla, sì. Se voi vedete qua la parte gialla, questa qui invece è la tavola dei regimi normativi, vedete ancora una volta ingrandito, questa è la zona di Bonvicino, questa è la zona del Gornalunga, qua c'è la realizzazione della discarica, cioè la stanno realizzando tra due zone che hanno vincolo paesaggistico, vincolo archeologico, no. O di interesse archeologico, se qualcuno vuole dire. Se ci fanno un ricorso, altata la concetta, sicuro. Poi ci sono la tavola dei componenti del paesaggio, e la tavola questa qui dei beni paesaggistici. Se noi ingrandiamo ulteriormente questa zona qui questa, e la prendiamo qua, lo vediamo a chiare lettere, vedete, questa qui è la zona del Cornalunga e le fasce di rispetto, il fiume è questo qui e queste sono le fasce di rispetto o protezione paesaggistica del fiume. Questa qui invece è la zona, vedete? Questa qui è il passaggio tra la zona archeologica e la zona invece che è agricola, questa linea qua. Quindi metà della discarica ricade in zona archeologica o di interesse archeologico. Altra cosa importante, nella relazione che hanno fatto, che è stata scritta dai progettisti della Sicura Trasporti, parla del piano della catena. Piano della catena è una zona, loro dicono, che ha un valore dal punto di vista archeologico, dal punto di vista archeologico, sì, più che altro archeologico, nessuna importanza, cioè un'importanza marginale, come se non ci fosse niente. E invece guardi, facciamo vedere che quando sostenuto dai progettisti e dagli archeologi di proprietà della discarica, invece non corrisponde a realtà. Perché non corrisponde a realtà? Riprendiamo di nuovo con ingrandimento. Questa è la zona di ampliamento della discarica, vedete? Questa zona qui. Questa è la zona che ricade in zona archeologica e questa ricade in zona agricola. Questa parte segnata con le tre frecce è la zona dove hanno compiuto degli scavi un archeologo pagato dai Leonardi, ha compiuto degli scavi con l'approvazione della sovrintendenza. Un ulteriore ingrandimento, questa è la zona dove effettivamente hanno compiuto gli scavi e questo è il risultato degli scavi che sono stati realizzati. Questo è il risultato degli scavi che sono stati realizzati. Cioè dire, se volete vedere, in questa parte qua abbiamo dei muri, abbiamo delle scalinate, abbiamo dei gradini che portano verso altri piani, abbiamo delle zone piane dove può anche darsi sia stata realizzata la parte di una capanna, di qualche casa, di qualche struttura più grande. Quindi questo è quello che hanno trovato in quella zona lì. Ma questo l'hanno trovato nel 2019 e questi invece sono gli scavi condotti da Italo Russo, che è un archeologo augustano, dove già nel 2005 avevano trovato tutte queste vestigie del periodo preistorico. Quindi non è vero che quella zona è una zona di scarso interesse archeologico o privo di interesse archeologico. Ma la cosa più grave è che, ritorniamo di nuovo in questa mappa qua, la cosa più grave è questa qui, che ve la faccio vedere. Questa qui è dove vogliono realizzare la discarica, vedete? Ripeto di nuovo, mi ripeto, questa è la zona archeologica, di interesse archeologico,
Questa è la zona dove hanno trovato quei reperti che vi ho fatto vedere. Ma non so, abbiamo trovato questi reperti qua. La discarica la vogliono realizzare su tutta l'area. Quindi, cioè, noi qua stiamo risentendo, sembra un assurdo. Altra cosa importante, dalle fotografie fatte col drone, vedete questa zona qui, questa? Ingrandita sarebbe questa zona qua, dove ha trovato la zona archeologica. Vi faccio vedere queste tracce che ci sono sul terreno. Vedete questa specie di cerchio che io ho evidenziato, quest'altro cerchio che ho evidenziato qui, questo altro cerchio che ho evidenziato qui, questa forma particolare delle rocce, questa forma particolare di questa zona di roccia, stanno a indicare, forse mi sbaglio, io non sono un archeologo, stanno a indicare che in questa zona qui potrebbero essere state delle capanne del periodo preistorico, e questa zona qui dove ci sono le scale erano le scale che permettevano alle persone di andare verso le capanne e poi scendere verso quest'altra parte qui. Quindi loro non stanno facendo altro che, questa è tutta zona archeologica, questa traccia qui è la recinzione che loro hanno fatto. Che hanno fatto abusivamente. No. Perché l'hanno fatto abusivamente? Perché il comune di Lentini nel 2017, attraverso i vigili urbani, hanno sequestrato quest'area. L'area è stata sequestrata e successivamente al primo verbale dei vigili urbani è seguito anche un'ingiunzione di ripristino, di mettere in ripristino dei luoghi. Ma non solo non hanno ripristinato niente, stanno chiedendo la discarica, cioè vogliono cancellare il danno che hanno fatto in precedenza. E la legge, c'è una legge del 2015, la quale dice chi arreca danno al territorio senza autorizzazione è passibile da una multa da 10.000 a 100.000 euro, e nel caso in cui vengono toccate delle zone che riguardano zone archeologiche, zone paesaggistiche, zone di interesse collettivo, c'è anche l'arresto. C'è anche un'altra cosa importante, la stessa legge che cosa dice? Che chi arreca danno alla salute delle persone, e in questo caso qui mi dispiace non vi ho fatto vedere il video, perché il video ci sono delle testimonianze dei residenti, i quali lamentano che delle persone sono decedute, forse perché erano in precedenza malate, o forse perché si sono ammalate per la vicinanza della discarica. Questo non possiamo stabilirlo, ma bisognerebbe accertarlo, perché se fosse accertato e fosse vero, quella legge potrebbe essere applicata nella sua pienezza e le persone potrebbero chiedere un ristoro confacente al danno che è stato arrecato alle persone. Quindi noi siamo, cioè, da questo excursus che abbiamo fatto, noi siamo di fronte a una situazione esplosiva. Siamo di fronte a una situazione dove non può essere più tollerabile una cosa del genere. Tra le altre cose vi faccio vedere, vedete qui, in questa zona qui, questa qui è la zona di recinzione che poi andrebbe fino a qui, e qui ci sono le case. Ma queste case sono state realizzate 20 anni fa, 30 anni fa, queste case qua, nell'85, negli anni 70, fine anni 70, nel 95, sono state realizzate intorno al 2000, 2004, 2005. Questa discarica, questa, è stata realizzata nel 2010. Quindi questi sono venuti l'altro ieri, perché un sindaco non ha protetto gli interessi della sua collettività. E quindi questo è un fatto brevissimo, questo fatto qui.
io penso che sia giunto il momento di bloccare questa discarica. Hanno ottenuto, penso che questo territorio ha dato. Volevo poi anche puntualizzare un altro fatto. E la legislazione italiana dice che tutto ciò che è sopra il terreno e che ha un valore dal punto di vista, diciamo, o archeologico, oppure ha un valore di interesse collettivo, appartiene alla collettività, interesse collettivo. Ma tutto ciò che è sotto il terreno appartiene alla collettività. Perché se noi dovessimo fare una trivellazione e troviamo il petrolio, noi non siamo proprietari del petrolio. Il petrolio è di proprietà dello Stato. Tanto è vero, i pozzi che vengono trivellati e che vengono usati per uso irriguo, nel caso in cui si dovesse creare la necessità che questo uso dovesse essere preponderante quello umano, i comuni possono sequestrare il pozzo e utilizzare il pozzo soltanto per l'uso umano e non per l'agricoltura. Quindi noi siamo, diciamo che siamo proprietari, tra parentesi, tra virgolette, temporanei del pozzo, se non ci sono delle emergenze, per confermare ancora una volta che tutto ciò che c'è sotto il territorio, sotto il suolo, è di una certa importanza sopra il suolo e della collettività. Altro passaggio importante. Come ha fatto la discarica, il proprietario della discarica, in circa un anno a bancare 1.000.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani? Sono rifiuti solidi urbani che provengono dal territorio siciliano? O ci sono rifiuti che provengono da altre parti? Purtroppo non è stata mai fatta una, diciamo, delle tabelle di movimentazione dei rifiuti nelle varie parti d'Italia. Cioè dire, io ho lavorato dentro le industrie e so per certo che quando un autobot esce da un impianto, viene tracciato dal momento in cui parte, al momento in cui arriva e al momento in cui scarica il prodotto tracciato, in modo impeccabile. Cioè dire, la Guardia di Finanza in qualsiasi momento può sapere quanto prodotto è uscito e quanto prodotto è stato consegnato. E per rifiuti, perché non si fa lo stesso tipo di discorso? Io so per certo, e abbiamo avuto modo nel passato di poterlo verificare, che ci sono dei camion con il disegno del mondo e c'è scritto Sicula Trasporti SP, società per azioni, scusate, società a responsabilità limitata, SRL, significa che nel caso in cui dovesse fallire, non pagherebbe nessuno, perché se non ha un capitale di risorse per poter pagare. Quindi che significa? Significa che questi camion portano rifiuti da dove? E che tipo di rifiuti portano? Ma in esterno non dovrebbe avere un albumo dove sono registrati tutti i camion. Ci sono da tante cose dovrebbero avere. Se sono rifiuti sono se sono rifiuti solo urbani, ci deve essere il registro di entrare in camion proveniente dalle vie. Ci dovrebbe essere. La legge è questo. Controllando quel registro, si vedono quanti metri cubi sono stati scaricati, per esempio in Valentino. Il camion per giù riguarda. La Sicura Trasporti riceve 255 comuni siciliani, quindi non è che ci sono solo i camion. Due terzi della Sicilia. La Sicilia ha 392 comuni, quando scaricano 255 comuni significa che i due terzi della Sicilia scarica a Munizza, a Lentini, nella discarica della Sicula Trasporti. E d'altronde questo è un elemento che viene dal fatto che le altre discariche o sono state chiuse, come quella di Mazara Sant'Andrea, o sono in via di costruzione della Vasca, l'unica pubblica, quella di Bellolampo.
Sulla Oikos abbiamo un contenzioso aperto sull'AIA in cui gli hanno approvato l'autorizzazione anche lì ad abbancare altri, per altri 10 anni. Quindi è chiaro che il problema è sempre quello, è qual è la giusta gestione pubblica dei rifiuti. Pubblica significa che ci deve essere una programmazione con un piano regionale dei rifiuti, che gli impianti devono essere pubblici, perché quello che ci portiamo lì dentro sono gli scarti di casa nostra e non dovremmo pagare perché qualcuno li raccolga, pagare perché qualcuno li gestisca e poi pagare l'inquinamento che ne viene e pagare la salute dei nostri figli. Paghiamo 4 volte il fatto di non gestire i rifiuti per come dovrebbero essere gestiti. E quindi il punto è che manca una visione strategica dei nostri politici, che dicano agli imprenditori: voi non potete fare business così, voi non potete semplicemente chiederci un'autorizzazione per ampliare la terza, la quarta, qui altre 3 vasche vengono chieste, perché non è questo il modo in cui noi in Sicilia vorremmo gestire i rifiuti. Ai rifiuti in Sicilia ci pensiamo noi con una filiera pubblica. Questa risposta ancora non è arrivata, perché la legge sulla governanza dei rifiuti è stata decapitata nel 2018 e l'articolo 1 dell'approvazione del piano dei rifiuti è stata bocciata alla prima seduta dell'ARS. Non c'è un governo all'ARS, non c'è una maggioranza, non c'è un presidente Musumeci che su questa cosa dei rifiuti sostanzialmente non sta potendo dare le risposte, e comunque le risposte che finora ha date, appunto, a giudicare dalle autorizzazioni che sono venute sotto il suo mandato, ovviamente, perché poi ci abbiamo purtroppo quelle che sono venute nei mandati precedenti, sono sempre tutte incoerenti.